E allora, vi avevo promesso che oggi avremmo parlato di come dare la possibilità al vostro evento di essere unico e indimenticabile. C'è una figura professionale che si può prendere cura di tutto questo ed è la wedding planner. Ma wedding planner che significa? Soprattutto cosa di speciale riesce a fare? Ma soprattutto la sua competenza, la sua professionalità e la sua esperienza possono essere veramente di nostro aiuto? Sì, quando abbiamo a che fare con delle vere professioniste. Noi abbiamo scelta una che di esperienza ne ha da vendere. Ringrazio la presenza di Grazia Simone di Memories of Life, che ci darà oggi la possibilità di capire bene qual è questo mondo. La prima domanda appunto è questo: che significa wedding planner? Intanto voglio ringraziare te e Telerama per avermi invitata qui oggi. Wedding planner lo dice la parola stessa, quindi traduzione letterale, proprio pianificatore di eventi, quindi organizzatore di eventi, per cui andiamo un po' a definirla nel dettaglio, perché c'è ancora un po' un alone di mistero su questa figura. Diciamo è proprio quella figura professionale che segue la coppia di sposi o comunque di qualsiasi persona che abbia la necessità di organizzare un evento dall'inizio alla fine, quindi dalla parte organizzativa e logistica, alle scelte di stile, al consiglio sui vari fornitori, fino ad arrivare ovviamente poi alla regia nel giorno delle nozze o dell'evento, in cui viene curato poi tutto. Quindi dalla alla Z. Il filo conduttore dell'evento che si vuole creare, è un po' la trama di un film. Esattamente, esattamente. Infatti mi piace molto questa definizione, perché spesso gli sposi o comunque chi organizza un evento lo immagina proprio come un film. E deve essere così, perché sarà tanto indimenticabile quanto sarà brava la wedding planner. Certamente, ma ecco, è importante capire questo, che il matrimonio è un evento, il matrimonio come qualsiasi naturalmente altro evento privato e non, che non è un film, ma è come uno spettacolo in diretta. Certo. Quindi è importantissimo che tutto sia ben programmato, perché non ci sono possibilità di repliche, di secondi ciak, e quindi deve essere quindi veramente... Questo è un sinonimo di garanzia, perché il successo del matrimonio sarà proprio riuscire a creare queste scene bellissime e alternarle una dopo l'altra. Assolutamente sì. E infatti, insomma, è proprio, è diciamo, in breve, proprio questo, la figura del wedding planner affianca gli sposi, ma ripeto, qualsiasi altra persona che abbia voglia di organizzare un evento ad hoc, proprio grazie alla sua professionalità, cercando di avere un risultato ottimale. Ma l'esperienza ventennale che ti contraddistingue non è soltanto un sigillo di garanzia e anche di tranquillità per chi si rivolge a te, ma è anche la consapevolezza di riuscire a regalare sempre emozioni differenti. Certo. Perché da un'esperienza si impara sempre tanto altro. Qual è la differenza tra chi si improvvisa e chi invece lo fa veramente con professionalità, secondo te? Beh, la differenza è tantissima, sicuramente, perché diciamo che nell'immaginario comune il wedding planner è colui che crea un piccolo allestimento, piccolo, grande, mette due fiocchetti qua e là, se vogliamo. Vero, ma è vero. È difficile sia negli addetti ai lavori sia nei potenziali clienti a volte far capire quanto lavoro effettivamente c'è dietro l'organizzazione di un evento. E la parte scenografica, che pure è importantissima, non è altro che la punta poi dell'iceberg, che viene fuori nella giornata del matrimonio, dopo un anno, a volte anche due, di organizzazione, nel di pianificazione. Nel frattempo scorrono sul nostro schermo alcune immagini. Sì, ho portato, come tu mi hai chiesto, anche se per il poco tempo ho fatto giusto una... non ho potuto fare una selezione, quindi ho preso i matrimoni dell'ultima stagione, giusto qualche piccola chicca, sperando che i miei sposi non abbiano qualcosa da ridire, perché non ho avuto il tempo di avvisarli, ma in genere sono contenta. Però spiegami, grazie, come in realtà si ecco, qui per esempio sono andata un po' oltre il discorso dell'organizzazione, perché da qualche tempo faccio anche la celebrante laica, celebrante acattolica, quindi celebrante laica, per dei matrimoni con rito civile o simbolico, per chi appunto voglia
regalarsi un matrimonio, anche se non in chiesa, comunque molto particolare, molto curato nei dettagli, che non abbia nulla da invidiare appunto a quello che è il matrimonio celebrato da un parroco, certo. Perché diventa altrettanto emozionante e altrettanto coinvolgente. Ti stavo chiedendo, ma spiegami con degli step, oh che bella foto, grazie. Però raccontami con degli step come si crea l'evento, come si crea il matrimonio, ecco. Come si fa ad arrivare al giorno perfetto? Esatto, guarda, sicuramente pochi minuti sono troppo pochi appunto per raccontarti tutto questo, però bisogna capire che c'è veramente tutta una pianificazione, appunto una progettazione sia dal punto di vista creativo e degli allestimenti che dal punto di vista proprio organizzativo e logistico, perché molte coppie hanno anche delle esigenze che vanno ben al di là del curare il colore del fiore o del tema del matrimonio, come 100 ospiti che vengono da fuori perché magari uno degli sposi è straniero o comunque vivono fuori, quindi bisogna imparare a gestire anche queste situazioni, per cui pianificare tutto dall'inizio con gli sposi. Io ho un mio metodo di lavoro che poi insomma mi ha garantito la buona riuscita dei vari eventi che ho organizzato, ovviamente applicato sia sul matrimonio che su tutti gli altri eventi che vado ad organizzare. È un metodo che mi consente di tenere sotto controllo in ogni momento tutto, in modo da arrivare a quel giorno veramente avendo la tranquillità che nulla sia lasciato al caso, perché le sfaccettature in questo lavoro sono veramente tantissime e si rischia a volte, non lavorando con un determinato metodo, di far sfuggire qualcosa. Ti vedo. Allora, intanto dobbiamo dire che è molto bello che tu sia presente in tutti i matrimoni, certo. Nel senso che una volta che crei il progetto e viene approvato dagli sposi, poi tu sei presente per l'intera giornata, questo dà la garanzia appunto che tutto possa andare bene. Certo. E lo sei stata anche in un momento in cui eri ingessata e accanto c'è una signora, chi è quella signora? Allora, quella signora è la mia mamma, nonché artefice proprio del fatto che io oggi faccio questo lavoro, perché devi sapere che, e poi ti spiegherò il discorso del gesso, devi sapere che io sono partita con tutt'altro nella mia vita, cioè ho fatto un percorso di studi di economia che ovviamente nulla avevano a che fare con questo lavoro, però ribolliva sempre in me questa parte creativa che alla fine, dopo la laurea, ho voluto tirare fuori. Ho aperto quel famoso cassetto in cui nascondevo questo mio sogno, non sapevo bene come poter esprimere la mia creatività e un giorno mia madre è venuta con una rivista di moda e attualità dove c'era un piccolissimo trafiletto in cui parlava dell'esistenza di questo lavoro. In Italia non esisteva o comunque era perlomeno sconosciuto e dunque mi ha fatto accendere proprio questa lampadina da cui è nato poi il tutto. Non esisteva appunto, quindi me lo sono un po' dovuto inventare, costruire pezzo pezzo, un po' come un puzzle, fino a realizzare il quadro che oggi posso, diciamo, dire di essere veramente soddisfatta di quello che ho creato e devo dire veramente grazie a mia madre che mi ha sempre sostenuta e che mi ha trasmesso le sue doti artistiche e creative, ma anche a mio padre che oltre ad avermi sostenuta mi ha trasmesso il suo DNA organizzativo, la pignoleria per i dettagli. Quindi anche in questo caso intanto c'è in onda anche il sito www.weddingplannersalento.com, sì. Però dicevo, quindi quella fotografia ti ritrae ancora una volta ad appoggiarti su tua madre, esatto. Perché in quella circostanza ti ha aiutato tantissimo, certo. Proprio nella fase concreta della, certo, realizzazione di quell'evento. È successo, come può succedere a chiunque, che quest'estate io mi sono rotta un piede e quindi sono stata ingessata per 40 giorni, però ovviamente avevo dei matrimoni, degli eventi che, dove non puoi certo mandare il certificato medico, loro si aspettano chiaramente che tutto vada bene, per cui io diciamo che mi sono fatta forza e coraggio, questo è il mio motto di sempre,
E quindi ho partecipato e sono stata presente a curare la regia di tutti gli eventi che avevo sulle stampelle, grazie all'aiuto di uno staff, di collaboratrici e di colleghe, ma quel giorno lì in particolare, che era un 14 agosto, tutte erano in ferie e quindi la mia mamma mi ha veramente tanto aiutata. Facciamo un applauso aiutata. A queste super mamme, brave, brave, veramente. Brave. Loro ti grazia, però mi aiutano anche poi con i miei bambini che sono ancora piccoli, quindi sono sempre tranquilla quando manco le intere giornate e che sono in buone mani. Ecco. Senti, in questa ultima fase, oltre a continuare a creare grandi eventi, ti occupi anche della formazione e so proprio che tra qualche tempo ci sarà un open day per festeggiare i tuoi primi 20 anni di attività. Ebbene sì, detto così mi fai sentire vecchia, però proprio così. E che ero molto giovane quando ho cominciato. Sì, io ormai sono 8 anni che ho creato un'academy, quindi faccio anche formazione per chi desidera diventare wedding planner o organizzatore comunque di eventi o comunque avere a che fare con il mondo del wedding e delle feste, di tutto ciò che ruota intorno a questo. Perché come dicevi anche tu prima è importantissimo non improvvisarsi, perché le persone ti mettono in mano un evento importantissimo della loro vita, che sia il matrimonio ma che sia anche un piccolo grande evento dove loro comunque stanno investendo dei sogni, del denaro, e quindi è giusto presentarsi nella maniera più professionale possibile. Quindi io dopo tanta gavetta ho voluto regalare questo stesso sogno a chi come me desidera appunto aprire quel cassetto. Prima bisognava andare fuori, all'estero, oppure a Milano, Roma, per trovare dei corsi di formazione professionale in questo settore, e viste le tante richieste, insomma, ho voluto creare questa. Quindi ci sarà la possibilità di rivolgersi a te anche per diventare una wedding planner. Esatto, io per festeggiare, come dicevi tu, i miei 20 anni di attività, domenica 9 febbraio sto organizzando un bellissimo evento a Torre del Parco a Lecce, insieme alla alla mia collaboratrice fiorista Fernanda Migali di Equinops, dove insieme racconteremo un po' in che consiste questa figura delle wedding planner, ma daremo anche molti contenuti, una dimostrazione pratica e poi naturalmente, essendo una festa, festeggeremo insieme, spegnerò queste mie prime 20 candeline. Promettimi che magari più in là tornerai a trovarci, grazie. Ma certo, se mi inviti vengo molto volentieri. Allora ti ringrazio per ora, ti saluto, io vado al centro. Posso dire un'ultima cosa? Quel sito che è uscito è proprio per chi vuole eventualmente iscriversi a questa giornata, che è completamente gratuita, ma naturalmente i posti sono limitati per motivi ovvi di spazio, quindi faremo una selezione delle candidature, però tramite quel, di nuovo, weddingplannersalento.com possono collegarsi e compilare il form per l'iscrizione. Bene. Grazie.